Buon pomeriggio, sono Sharon Campolongo dell'ufficio stampa di Top Doctors. Oggi siamo in compagnia del dottor Rodolfo Sacco, specialista in gastroenterologia ed epatologia. Quindi oggi parleremo appunto delle epatiti. Buon pomeriggio, dottore, è un piacere poter contare sulla sua collaborazione. Buon pomeriggio, dottoressa Campolongo, grazie a lei per questa opportunità. Grazie a lei per essere qui con noi e quindi iniziamo con la prima domanda. Che cos'è l'epatite e quante forme esistono? Allora, con il termine generico di epatite si intende una infiammazione del parenchima epatico, cioè della struttura cellulare del fegato. Le epatiti possono essere acute o croniche. L'epatite acuta è quella che insorge e quindi si ha la manifestazione clinica subito dopo l'insulto di una noxa patogena. In termini semplici, cosa vuol dire? Possiamo avere un'epatite acuta dopo che si contrae un'infezione, ad esempio virale, con il virus dell'epatite A o il virus dell'epatite B o in alcuni casi il virus dell'epatite C, che possono dare un danno acuto, cioè che si manifesta in tempi abbastanza rapidi dopo che è stata acquisita l'infezione. In alcuni casi le epatiti possono diventare croniche. Cosa vuol dire? Quando il processo infiammatorio persiste più di 6 mesi, parliamo di epatite cronica. Chiaramente alcune cause danno solo epatiti acute e quindi poi o con le cure o anche spontaneamente l'epatite può risolversi. Questo è quello che accade ad esempio con il virus dell'epatite A, che è un virus a trasmissione orofecale. Cosa vuol dire? Che si trasmette praticamente con gli alimenti non ben lavati, ad esempio con i frutti di mare, con l'acqua contaminata. Quindi questo tipo di epatite che viene appunto assunta con gli alimenti o con acqua contaminata può manifestarsi come epatite acuta, ma nella maggior parte dei casi tende a risolversi anche spontaneamente e non cronicizza, cioè il fegato torna nella sua struttura normale che aveva precedentemente. In alcuni casi, fortunatamente diciamo non frequenti, le epatiti acute, e questo riguarda varie cause, come ad esempio anche per altri tipi di virus epatitici, come l'epatite B o come le epatiti tossiche, si pensi ad esempio all'avvelenamento da funghi, possono chiaramente dare delle epatiti fulminanti, cioè l'epatite fulminante è una condizione che di per sé può essere anche mortale. Molto spesso, devo dire, pur non essendo frequenti, oggi abbiamo la possibilità comunque di ricorrere al trapianto epatico in queste situazioni. Quindi, le forme di epatite acuta che riconoscono, ripeto, svariate cause, io ne ho citate alcune, quelle dei virus epatitici maggiori, no? Con la A, che ha un tipo di trasmissione, diciamo, orofecale, quindi per via alimentare prevalentemente, o la B o la C che si trasmettono, diciamo, per via parenterale, quindi con il sangue, e per la B soprattutto con i liquidi biologici corporei. Ma esiste, abbiamo detto, l'epatite acuta anche da farmaci, l'epatite acuta da tossici, ho fatto l'esempio dell'avvelenamento da funghi, come esiste l'epatite acuta da alcol, quindi un'intossicazione acuta da alcol massiva può dare un'epatite acuta di tipo alcol. Alcune di queste cause, come già spiegavo, possono determinare una cronicizzazione dell'epatite, cioè il processo infiammatorio va oltre i cosiddetti 6 mesi entro i quali in genere un'epatite acuta tende a risolversi. Le epatiti croniche costituiscono chiaramente un presupposto per l'evoluzione ulteriore della malattia epatica. Perché l'epatite cronica nel corso degli anni, generalmente 2-3 decenni, può evolvere verso la cirrosi epatica, che è l'ultimo stadio dell'evoluzione della malattia cronica di fegato. E la cirrosi epatica a sua volta può complicarsi o con il tumore del fegato o con lo scompenso funzionale epatico, cioè il fegato
cirrotico smette di funzionare come dovrebbe, abbiamo poi tutte quelle complicanze legate alla malattia cronica cirrotica, come ad esempio l'ipertensione portale, l'ascite o l'encefalopatia portosistemica. Certo, e quindi come si manifesta l'epatite? Quali sono i sintomi? Allora, l'epatite acuta si manifesta generalmente con l'ittero, cioè il fegato, che sappiamo produce bilirubina, ovviamente in caso di morte cellulare, perché chiaramente l'infiammazione favorisce una necrosi, cioè in termini semplici una morte delle cellule epatiche, chiamate anche appunto epatociti, determina un'alterazione della funzione epatica e quindi questo porta chiaramente alla comparsa dell'ittero, cioè il paziente diventa giallo. Abbiamo il colorito itterico, che è un colorito, diciamo, in termini popolari si dice il paziente diventa giallo, ma è un colorito giallastro della cute e anche delle mucose, dove per mucose intendo appunto le sclere, per esempio le sclere degli occhi, quindi diventano gli occhi gialli, no? Questo è un sintomo tipico di epatite acuta. E tra l'altro, quando appunto l'alterazione, si può avere nausea, si possono avere disturbi digestivi, si può avere stanchezza, molto spesso quando si ha l'esordio dell'epatite acuta, l'epatite può essere itterica, che è la manifestazione classica dell'epatite acuta, che può accompagnarsi, ripeto, ad un senso di stanchezza, di astenia, quindi generalizzata, di disappetenza, nei casi, ripeto, più gravi, quando però l'alterazione epatica è talmente massiva da alterare tutte le funzioni del fegato, chiaramente si può arrivare anche al coma epatico o ad alterazioni gravi della coagulazione, ma questo riguarda, diciamo, soltanto il caso delle epatiti fulminanti. Esistono anche delle cosiddette epatiti acute anitteriche, cioè nel senso che non si sviluppa l'ittero. Il paziente ha un'alterazione dal punto di vista laboratoristico, delle aminasi, che sono gli indici, la spia della malattia epatica, che chiaramente si alterano in maniera anche molto elevata e può non svilupparsi l'ittero, ma va monitorata in quel caso comunque la funzione epatica, quindi con i sintomi un po' generici che dicevo prima, quali appunto stanchezza, difficoltà digestiva e una sensazione di malessere generalizzato. Diverse invece è un po' quello che vediamo nelle epatiti croniche. Voglio sottolineare che in alcuni casi, ad esempio l'acquisizione di infezione di virus epatitici può non manifestarsi con l'epatite acuta, cioè in termini più semplici, se un paziente contrae un'infezione da virus dell'epatite B o da virus dell'epatite C, non necessariamente può manifestare l'epatite acuta. Va bene? Ci sono soprattutto in caso dell'epatite C, che fortunatamente oggi si può curare brillantemente con degli antivirali, il paziente acquisisce il virus ma non se ne rende conto. Sfortunatamente, diciamo, se ne rende conto molto spesso quando l'epatite è già diventata cronica, quindi o da banali, che spesso è anche asintomatica, quindi o da banali esami del sangue, quindi di alterazione delle transaminasi, o purtroppo, come talvolta accade, molto spesso i pazienti si rendono conto solo quando l'epatite cronica è diventata oramai cirrosi e dà chiaramente dei sintomi, come appunto anche delle complicanze come l'ascite, cioè che la ritenzione di acqua nell'addome, o di alterazioni dello stato di coscienza come avvengono nell'encefalopatia epatica o da emorragie digestive per rottura di varici. Però diciamo questi sono i casi un po' più gravi. Perfetto. E come avviene la diagnosi? Allora, la diagnosi si basa su dei test, diciamo, molto semplici, si fanno degli esami laboratoristici, si valutano innanzitutto il livello delle transaminasi. Le transaminasi costituiscono la spia, l'indice del danno epatico, soprattutto acuto, perché quando si ha un'epatite acuta, abbiamo detto, si ha una morte cellulare massiva, appunto acuta, che insorge subito dopo l'esposizione, diciamo, alla causa, e quindi
noi assistiamo ad un incremento significativo dei valori di transaminasi. Se sono interessate, come spesso accade in questa infiammazione massiva con la necrosi, con la morte epatocitaria, anche le cellule delle piccole vie biliari, possiamo avere un'alterazione anche degli enzimi cosiddetti di colestasi, cioè quelli propri delle vie biliari, che sono appunto la gamma GT e la fosfatasi alcalina. Ad esempio, la gamma GT è un enzima che aumenta moltissimo in caso di abuso alcolico, e quindi un po' la spia la gamma GT dell'abuso alcolico. Però nell'epatite acuta, oltre a, ripeto, agli enzimi, quindi alle transaminasi, che sono la spia del danno epatico, noi dobbiamo valutare gli indici di funzione epatica, perché sono quelli che poi ci dicono se la forma acuta si autorisolve oppure, purtroppo, nei casi, diciamo, fortunatamente non frequenti, evolvono verso un'epatite fulminante, che sono appunto i livelli di bilirubina, i livelli di albumina, l'indice coagulativo, che è il tempo di protrombina, la colinesterasi e il colesterolo. Questi cinque elementi sono i cinque elementi che esprimono la funzione sintetica del fegato e quindi ci dicono se il fegato funziona bene o meno. Molto spesso, diciamo, nella pratica comune si è portati ad identificare le transaminasi come espressione della funzione sintetica del fegato. Invece abbiamo detto che le transaminasi sono degli enzimi che vengono rilasciati nel sangue a seguito della morte cellulare, quindi rappresentano una spia del danno epatico, ma non rappresentano la funzione sintetica. Cerco di spiegarmi più semplicemente. Possiamo avere anche un aumento delle transaminasi importanti, ma quei valori di PT, di colinesterasi, di albumina possono rimanere nella norma o di poco alterati. Quindi questo ci dice che il fegato comunque sta reggendo l'impatto acuto. Nelle forme croniche, che sono oramai cronicizzate, noi possiamo avere, questo spiega il perché molto spesso ci ritroviamo con diagnosi già avanzate di malattia epatica cronica, molto spesso le transaminasi possono essere anche normali, in quanto chiaramente il danno acuto è stato superato, c'è un'infiammazione cronica che in alcuni casi può essere anche subdola e quindi non si manifesta con una citolisi, cioè con una morte cellulare epatica significativa continua. Quindi le transaminasi possono essere anche talvolta normali o poco alterate, però questo non vuol dire che il danno, voglio dire, non ci sia o che tenda a progredire. In buona parte dei casi, diciamo, più si ha frequentemente un'alterazione delle transaminasi, più chiaramente il danno tende a progredire. Però questo non è sempre vero, perché ci troviamo anche spesso con pazienti che arrivano alla cirrosi epatica con transaminasi normali o poco alterate, anche perché molto spesso il danno cronico è un danno, diciamo, che dobbiamo valutare dinamicamente nel tempo. Quindi se noi facciamo ad esempio degli esami isolati, in quel momento noi facciamo una fotografia e l'esame può risultare normale, ma se ad esempio controlliamo il valore 1-2 mesi dopo ci risulta alterato, se ovviamente non lo controlliamo il valore potrebbe essere alterato, ma non lo sappiamo. Certo. E poi ovviamente, soprattutto non solo nelle forme acute ma anche croniche, oltre chiaramente agli esami del sangue, questi esami che ho detto servono a dirci, ad esprimere il danno del fegato e la funzionalità epatica. Poi chiaramente noi dobbiamo fare degli esami che ci fanno identificare le cause. Si possono fare i marcatori dei virus dell'epatite, quindi virus epatite A, B, C, o quelli minori. Esistono anche dei virus minori come il citomegalovirus o l'Epstein-Barr virus, il virus della mononucleosi, che possono dare delle epatiti acute. Queste in genere non cronicizzano, va bene? Come poi vanno escluse cause tossiche, come i farmaci, come l'alcol, come le intossicazioni da funghi o da sostanze chimiche. L'altro elemento diagnostico, diciamo, oramai rutinario, perché costa poco, si fa dappertutto, è l'ecografia epatica. Va bene, che ci dà informazioni, chiaramente, ci può dare informazioni sia nelle forme acute, soprattutto poi per il controllo delle forme croniche, e
che ci dice anche l'eventuale evoluzione, diciamo, della malattia cronica verso la cirrosi epatica o verso il tumore del fegato. Perfetto. E quali trattamenti vengono impiegati in caso di epatite? Allora, i trattamenti ovviamente variano in base alla eziologia, cioè alla causa che ha determinato l'epatite. Allora, generalmente, diciamo, nelle forme acute di tipo virale, sempre per l'epatite A, generalmente ovviamente è una forma che molto spesso si autorisolve. Quindi possiamo chiaramente monitorare il paziente per evitare che vada incontro ad una forma fulminante. Generalmente, se il paziente viene ricoverato, vanno somministrate, poi si idrata il paziente, va somministrato della glucosata, quindi viene dato zucchero al paziente anche per favorire, diciamo, la funzione epatica. Nel caso ovviamente abbiamo degli agenti virali come il B o il C, esistono degli antivirali che possono essere dati anche, diciamo, in fase acuta, nel tentativo di non far cronicizzare chiaramente la malattia. Per i virus minori, come dicevo, il citomegalovirus, l'Epstein virus, sono delle forme che tendono a risolversi spontaneamente e quindi generalmente in alcuni casi l'antivirale non viene dato, se non diagnosticato, diciamo, in tempi molto rapidi, perché poi chiaramente la malattia tende a risolversi spontaneamente. Nel caso chiaramente di forme tossiche, vanno eliminati i tossici, ovviamente supportata la funzione del fegato. Per le forme croniche, chiaramente, soprattutto per le forme virali, abbiamo adesso degli antivirali che ovviamente ci hanno sicuramente dato una grossa mano nel trattamento delle epatiti croniche. In particolar modo per il C c'è stata veramente una rivoluzione della cura, come accadde in passato quando furono scoperti gli antibiotici, perché fortunatamente tramite delle terapie a base di pillole, che sono degli antivirali, si può eradicare l'infezione, cioè il virus può essere eliminato completamente. Ovviamente se il virus viene eliminato quando il danno è già comunque molto avanzato, cioè quando il paziente è cirrotico, il virus non c'è più, chiaramente viene tolta la spina irritativa, ma purtroppo le alterazioni già create tendono a persistere e il paziente va comunque controllato per evitare che vada incontro a complicanze della cirrosi. Se invece il virus viene eliminato in una fase precoce della malattia cronica di fegato, il paziente non correrà più rischi. Per il virus dell'epatite B abbiamo degli antivirali, anche qui si usava, ad esempio, si usa ancora in alcuni casi l'interferone, o parlo di epatiti croniche chiaramente che possono evolvere verso la cirrosi, abbiamo degli antivirali che sopprimono il virus, ma a differenza dell'epatite C il virus non viene completamente eliminato, ma la malattia viene comunque controllata dalla somministrazione di questi antivirali. Un altro elemento importante che volevo sottolineare nell'ambito, diciamo, delle forme croniche di malattie di fegato e che oggi stanno prendendo il sopravvento anche come diffusione rispetto a quelle dovute ai virus, sono le forme cosiddette dismetaboliche. Che cosa vuol dire? Cioè sono le forme che conseguono alla presenza di grasso nel fegato. Oggi noi vediamo sempre molto più spesso patopatie croniche legate alla presenza di grasso nel fegato, per il sovrappeso, per la presenza di patologie quali il diabete, per la presenza di patologie quali alterazioni chiaramente dei livelli di colesterolo e di trigliceridi, e quindi, diciamo, una forma di epatopatia che risente molto del periodo in cui viviamo è chiaramente degli abusi alimentari, oltre che delle assunzioni magari appunto di bevande alcoliche o di bevande gassate, che favoriscono l'infarcimento grasso del fegato. L'infarcimento grasso del fegato può, non necessariamente sempre, ma può complicarsi con l'associazione di un'infiammazione, quindi di un'epatite, quindi il termine steatoepatite, per dire un'epatite legata alla precedente presenza del grasso. La steatoepatite diventa poi
un fattore di rischio evolutivo verso la cirrosi e poi le complicanze più gravi. Quindi questo è molto importante perché sono le forme che oggi vediamo di più e che vedremo sempre di più, perché le forme virali, abbiamo detto, vengono comunque controllate dalla terapia e quindi occorre molta prevenzione dal punto di vista alimentare e anche in questo caso è molto importante fare attività fisica. Certo, e dottore, l'ultima domanda, è possibile prevenire l'epatite? Assolutamente, ci sono, noi dobbiamo assolutamente considerare quelli che sono i fattori di rischio innanzitutto, quindi se conosciamo i fattori di rischio la possiamo anche prevenire. Per Certo. le forme virali, chiaramente i fattori di rischio quali sono? Per esempio, soprattutto per i virus epatitici maggiori, mi riferisco soprattutto alle forme B e C, che sono quelle che si trasmettono con il sangue o con i liquidi biologici. Quindi, chiaramente, evitare la tossicodipendenza, l'uso promiscuo, chiaramente, di siringhe, evitare, diciamo, rapporti sessuali non protetti o rapporti sessuali soprattutto. Se questi sono promiscui, Certo. se ci sono chiaramente dei conviventi in casa affetti da queste infezioni, per l'epatite B ci si può tranquillamente vaccinare, quindi i conviventi di epatite B che chiaramente abbiano già una certa età si possono vaccinare. Perché dico abbiano già una certa età? Perché dal 91 la vaccinazione è obbligatoria, quindi diciamo tutti i nuovi nati dal 91 in poi e quelli che avevano già 12 anni in quel periodo sono stati vaccinati. Vaccinati, ma se consideriamo, diciamo, persone di età un po' più avanzata che scoprono di avere un convivente con l'infezione da virus dell'epatite Certo. B, devono necessariamente vaccinarsi. E quindi questi sono un po' i fattori di rischio che noi dobbiamo considerare e che dobbiamo prevenire. Poi chiaramente per altre forme come quella alcolica è ovvio, soprattutto quando l'alcolismo diventa una dipendenza, bisogna affidarsi, diciamo, ai centri, alle persone qualificate che sono in grado di gestire i pazienti. La prevenzione delle forme di epatopatia cronica dismetabolica passa soprattutto attraverso un'educazione alimentare che deve essere svolta, diciamo, già ai bambini, sin dalle scuole elementari, quindi soprattutto ad attuare quella che è la dieta mediterranea, di cui, diciamo, noi in Italia e soprattutto nel sud siamo fautori. Ovviamente cercando di ridurre l'abuso soprattutto di zuccheri a rapido assorbimento, quindi i dolci, i cibi particolarmente grassi, le bevande gassate, a favore appunto di una dieta più ricca di frutta, di verdura, di sali minerali, e quindi deve essere, diciamo, fatta una prevenzione per lo sviluppo dell'obesità e di curare poi bene quelle malattie dismetaboliche come il diabete. Perfetto, grazie mille dottore. Grazie a lei per l'opportunità. No, di nulla. Approfitto per ricordare ai nostri utenti che è possibile richiedere una visita presenziale con il dottor Rodolfo Sacco attraverso il suo profilo disponibile sulla piattaforma Top Doctors. Grazie mille, arrivederci. Arrivederci.